Oggi vedremo i riti di introduzione della Messa. Spiegheremo tutte le varie risposte dal sacerdote ai fedeli, come comportarsi e le varie funzioni della Messa. Iniziamo con i riti di introduzione. Quando il popolo è radunato, il sacerdote con i ministri si reca all'altare mentre si esegue il canto d'ingresso. Se non si esegue il canto si proclama l'antifona. Giunto all'altare il sacerdote fa con i ministri un profondo inchino, bacia l'altare in segno di venerazione e secondo l'opportunità incensa la croce e l'altare. Poi con i ministri si reca alla sede. Terminato il canto d'ingresso, il sacerdote e i fedeli in piedi si fanno il segno della croce. Il sacerdote, rivolto al popolo, dice, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e il popolo risponde, Amen. Quindi il sacerdote rivolge il saluto al popolo, allargando le braccia e dicendo, La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il popolo risponde e con il tuo spirito. Oppure, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il popolo risponde e con il tuo spirito, oppure, benedetto nei secoli, il Signore. Oppure, il Signore sia con voi, se il Vescovo al posto di dire il Signore sia con voi, dice la pace sia con voi. E il popolo risponde e con il tuo spirito. Oppure, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Oppure ancora, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi e il popolo risponde e con il tuo spirito. Oppure la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi e il popolo risponde e con il tuo spirito. Il sacerdote o il diacono o un altro ministro può introdurre brevemente i fedeli alla Messa del giorno. Quando si effettua la benedizione e l'aspersione dell'acqua benedetta, che può avvenire la domenica specialmente nel tempo pasquale, si può sostituire il consueto atto penitenziale con la benedizione e l'aspersione dell'acqua in memoria del battesimo. Segue poi l'atto penitenziale, introdotto dal sacerdote con queste parole. Primo formulario. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Oppure, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Oppure, specialmente nelle domeniche e nel tempo pasquale, si dice... Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Segue poi una breve pausa di silenzio per riconoscere i nostri peccati. Poi tutti insieme pronunciano la formula della confessione generale. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni e poi battendosi il petto dicono per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E si prosegue e supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Segue poi la soluzione del sacerdote, che per l'appunto pronuncia solo lui. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E il popolo risponde Amen. Secondo formulario Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Oppure Umili e pentiti, come il pubblicano al Tempio, accossiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Segue una breve pausa di silenzio. Poi il sacerdote dice, pietà di noi, Signore. Il popolo risponde, contro di te abbiamo peccato. Il sacerdote prosegue, mostraci, Signore, la tua misericordia. Il popolo risponde, e donaci la tua salvezza. Segue poi la soluzione del sacerdote, che come prima pronuncia solo lui, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Il popolo risponde Amen. Terzo formulario. Gesù Cristo il Giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre per accostarci degnamente alla mensa del Signore invochiamolo con cuore pentito, oppure Riconosciamoci tutti i peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Segue poi una breve pausa di silenzio, il sacerdote o il diacono o un altro ministro dice o canta le seguenti invocazioni o altre con il Kyrie eleison. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, chirie eleison. E il popolo risponde: Chirie eleison. Il sacerdote continua. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, chiriste eleison. E il popolo risponde: Chiriste eleison. Continua poi il sacerdote, il diacono o il ministro. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi chirie e Il Popolo risponde, chirie e Segue poi la soluzione del sacerdote, che pronuncia solo Lui. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E il Popolo risponde, Amen. Si possono utilizzare anche altre invocazioni. Che vediamo solamente scorrere senza che le vediamo perché comunque non si usano spesso queste sono del tempo di avvento ci sono per i vari tempi tempo di natale tempo di quaresima tempo di pasqua E seguono poi le invocazioni del Kyrie eleison, se non sono state già dette o cantate per l'atto penitenziale. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oppure Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Poi, quando è prescritto, si canta o si proclama l'inno del Gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Oppure abbiamo il canto in latino, sempre del gloria. Terminato l'inno del Gloria, il sacerdote a mani giunte dice: Preghiamo. E tutti insieme con il sacerdote pregano in silenzio per qualche momento. Quindi il sacerdote con le braccia allargate dice o canta la colletta. La colletta termina con la conclusione lunga, se rivolta al Padre. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell'orazione si fa menzione del Figlio, Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Se è rivolta al Figlio, tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E il popolo acclama: Amen. Liturgia della parola. Il lettore si reca al lambone e proclama la prima lettura. Tutti ascoltano seduti e al termine della lettura il lettore acclama: Parola di Dio. E tutti rispondono: Rendiamo grazie a Dio. Il salmista o il cantore canta o proclama il salmo. Il popolo risponde con il ritornello. Quando è prevista, il lettore proclama dal lambone la seconda lettura. Al termine della lettura, il lettore acclama parola di Dio e tutti rispondono rendiamo grazie a Dio. Segue poi l'alleluia, o altro canto stabilito dalle rubriche, secondo il tempo liturgico. Intanto, se si usa l'incenso, il sacerdote lo pone nel turibolo. Poi il diacono, che deve proclamare il Vangelo, inchinato profondamente davanti al sacerdote, chiede la benedizione, dicendo sottovoce: Benedicimi, O oh Padre. Il sacerdote dice sottovoce: Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunziare degnamente il Suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il diacono si fa il segno della croce e risponde Amen. Se non c'è il diacono, il sacerdote, inchinandosi davanti all'altare, dice sottovoce Purifica il mio cuore e le la mie labbra, Dio onnipotente, perché possa annunziare degnamente il tuo Vangelo. Poi il diacono o il sacerdote si reca a Lambone, accompagnato secondo l'opportunità dai ministri con l'incenso e i candelieri. Giunto a Lambone, canta o dice a mani giunte: Il Signore sia con voi. Il popolo risponde: E con il tuo spirito. Il diacono o il sacerdote dice: Dal Vangelo secondo, e intanto segna il libro. E se stesso in fronte, sulla bocca e sul petto senza dire nulla. Il popolo acclama Gloria a te, o oh Signore. Il diacono o il sacerdote, se si usa l'incenso, incensa il libro e proclama o canta il Vangelo. Terminata la proclamazione del Vangelo, il diacono o il sacerdote acclama Parola del Signore e tutti rispondono Lode a te o oh Cristo. Se l'acclamazione e la risposta del popolo sono in canto, si può far seguire, secondo l'opportunità, una delle seguenti acclamazioni o un'altra simile. Gloria e lode a te o oh Cristo. Oppure, gloria a te o oh Cristo, sapienza del Padre. Oppure, gloria a te o oh Cristo, verbo di Dio. O ancora, gloria a te o oh Signore, figlio del Dio vivente. Lode e onore a te Signore Gesù, lode a te O oh Cristo Re di eterna gloria, a te la gloria, la potenza e l'onore Signore Gesù, oppure infine dopo l'omelia è opportuno fare un breve silenzio. A te la gloria, la potenza e l'onore Signore Gesù. Dopo l'omelia... È opportuno fare un breve momento di silenzio. Poi il diacono o il sacerdote bacia il libro dicendo sottovoce la parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Questa assoluzione la dicono solamente il sacerdote e il diacono sottovoce, non si ripete. Il popolo non ripete questa acclamazione. Segue poi l'omelia del sacerdote o del diacono. Essa è prescritta in tutte le domeniche e feste di precetto ed è raccomandata negli altri giorni. Dopo la proclamazione del Vangelo o dopo l'omelia è opportuno fare un momento di silenzio. Quando è prescritto si proclama o si canta il simbolo o professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E alle parole, e per opera dello Spirito Santo, fino a si è fatto uomo, tutti si inchinano. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In luogo del simbolo niceno costantinopolitano si può utilizzare, specialmente nel tempo di Quaresima e nel tempo pasquale, il simbolo battesimale della Chiesa romana, detto simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore. Alle parole, il quale fu concepito fino a Maria Vergine, tutti si inchinano, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo. Siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Oppure si può cantare in latino. Segue poi la preghiera universale o preghiera dei fedeli. Essa si rivolge nel modo seguente: inizio. Il sacerdote, con una breve munizione, invita i fedeli a pregare. Poi c'è la preghiera e le intenzioni sono proposte da un diacono o da un lettore o da un'altra persona idonea. Il popolo partecipa con una invocazione o pregando in silenzio. La successione delle intenzioni è ordinariamente questa. Per le necessità della Chiesa, per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo, per tutti quelli che si trovano in difficoltà, per la comunità locale. Ciascuno quindi prega brevemente in silenzio e poi c'è la conclusione. Il sacerdote conclude la preghiera con un'orazione. Per alcuni esempi di preghiera si possono vedere nel formulario delle corrispondenti all'orazionale. Liturgia Eucaristica. Terminata la liturgia della parola, i ministri preparano sull'altare il corporale, il purificatorio, il calice, la palla e il messale, mentre si può seguire il canto di offertorio. Ebbene che i fedeli esprimano la loro partecipazione all'offerta, portando sia il pane e il vino per la celebrazione dell'Eucaristia, sia altri doni per le necessità della Chiesa e dei poveri. Il sacerdote, stando all'altare, prende la patena con il pane e tenendola con entrambe le mani un po' sollevata sull'altare, dice sottovoce Benedetto sei tu Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Quindi depone sul corporale la patena con il pane. Se non si esegue il canto di offertorio, il sacerdote può dire questa formula ad alta voce. Al termine il popolo può acclamare. Benedetto nei secoli il Signore. Il diacono o il sacerdote versa nel calice il vino con un po' d'acqua dicendo sottovoce L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Il sacerdote prende il calice e tenendolo con entrambe le mani un po' sollevato sull'altare dice sottovoce Benedetto sei tu Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Quindi depone il calice sul corporale. Se non si esegue il canto di offertorio, il sacerdote può dire questa formula ad alta voce, al termine del quale il popolo può acclamare benedetto nei secoli il Signore. Il sacerdote, inchinandosi profondamente, dice sottovoce, Umili e pentiti, accoglici, o oh Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Si possono poi incensare le offerte, la croce e l'altare. Il diacono o un ministro incensa il sacerdote e il popolo. Il sacerdote, stando al lato dell'altare, si lava le mani dicendo sottovoce. Lava mio Signore dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Il sacerdote, ritornato al centro dell'altare, allargando e ricongiungendo le mani rivolte al popolo, dice, Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Oppure, Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nello spirito, dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O ancora, pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Oppure, pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il popolo risponde, il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. E nel frattempo il popolo si alza. Il sacerdote, con le braccia allargate, dice l'orazione sulle offerte e l'orazione delle offerte termina con la conclusione breve, per Cristo nostro Signore. E se è rivolta al Figlio verso la fine, si dice, Egli vive e regna nei secoli dei secoli e il popolo risponde, Amen. Il sacerdote può cantare tutta o in parte la preghiera eucaristica. Il sacerdote inizia la preghiera eucaristica con il prefazio, allargando le braccia. Il Signore sia con voi, e il popolo risponde, e con il tuo spirito. Alzando le mani il sacerdote prosegue, in alto i nostri cuori, e il popolo risponde, sono rivolti al Signore. Con le braccia allargate il sacerdote soggiunse. Con le braccia allargate il sacerdote soggiunge. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E il Popolo risponde è cosa buona e giusta. Il sacerdote continua il prefazio con le braccia allargate. Alla fine congiunge le mani e conclude il prefazio cantando o proclamando ad alta voce insieme con il popolo, Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Oppure, in canto, il latino. Vediamo l'esempio della preghiera eucaristica 2. Questa preghiera eucaristica ha un prefazio proprio che fa parte della sua struttura. Si possono però usare anche altri prefazi, specialmente quelli che presentano in breve sintesi il mistero della salvezza, per esempio i prefazi comuni. Il celebrante principale dice, il Signore sia con voi e il popolo risponde con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. E il sacerdote continua il prefazio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te Padre Santo, per Gesù Cristo tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Solo il sacerdote, con le braccia allargate, dice. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Poi congiunge le mani e tenendo le stese sull'offerta dice, Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito. Congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice dicendo, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Congiunge le mani. Nelle formule seguenti, le parole del Signore si pronunciano con voce chiara e distinta, come è richiesto dalla loro natura. Egli, consegnandosi volontariamente alla Passione, il sacerdote prende il pane e tenendolo leggermente sollevato sull'altare, prosegue. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Si inchina leggermente. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Presenta al popolo l'ostia consacrata. La depone sulla patena e genuflette in adorazione. Poi prosegue. Allo stesso modo, dopo aver cenato, quindi il sacerdote prende il calice e tenendolo leggermente sollevato sull'altare prosegue. Prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse. Il giovedì santo alla messa vespertina o la cena del Signore si dice Egli in questa notte. Si inchina leggermente il sacerdote e prosegue Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genufletta in adorazione. Quindi il sacerdote canta o dice Mistero della fede. Il popolo prosegue acclamando Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Oppure la seconda acclamazione Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte Signore nell'attesa della tua venuta. Oppure la terza acclamazione, specialmente nel periodo pasquale, nel periodo di Quaresima. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci o oh salvatore del mondo. Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Poi, se ci sono più celebranti, il primo concelebrante dice: Ricordati, Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e si può aggiungere nelle domeniche. È qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Oppure nel Natale o nell'ottava di Natale, è qui convocata nel giorno santissimo o nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Oppure nell'Epifania del Signore, è qui convocata nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, Eterno, con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana o nel giovedì santo alla messa vespertina o cena del Signore, è qui convocata nel giorno santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi. E si continua. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Qui è permesso nominare anche il Vescovo coaudiatore o gli ausiliari, come indicato al numero 149 dell'Ordinamento Generale del Messale romano. Dalla veglia pasquale alla seconda domenica di Pasqua si può dire: è qui convocata nel giorno glorioso o nella notte gloriosa della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo, nel giorno dell'ascensione, è qui convocata nel giorno glorioso dell'ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra o nella domenica di Pentecoste, è qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ci sono le varie intercessioni particolari per la veglia pasquale, per il battesimo degli adulti, per il battesimo dei bambini, per la confermazione o cresima e per la messa della prima comunione, per il matrimonio. Poi proseguono le altre intenzioni per le messe. Nelle messe per i defunti si può aggiungere, ricordati del nostro fratello o della nostra sorella, che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita o unita alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo o rendila partecipe della sua risurrezione. Se ci sono più concelebranti, il secondo concelebrante continua. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria, vergine e madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli apostoli il santo del giorno o patrono, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, il sacerdote congiunge le mani e dice, e in Gesù Cristo tuo, tuo figlio canteremo la tua gloria. Prende sia la patena con l'ostia sia il calice ed elevandoli insieme canta o dice, se ci sono più celebranti, il celebrante principale o il concelebrante, oppure il celebrante e il diacono. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Questa eh, preghiera la dice solamente il sacerdote principale e i sacerdoti concelebranti, mentre il diacono e il popolo non la ripetono e rispondono solamente con l'acclamazione: Amen. Proseguono poi i riti di comunione. Il sacerdote, deposti il calice e la patena, a mani giunte, canta o dice obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire». Oppure «Il Signore ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme». Oppure «Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna», preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato o ancora dallo, guidati dallo spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo osiamo dire quindi il sacerdote abbracci, allarga le quindi il sacerdote solo abbraccia quindi il sacerdote principale o gli altri sacerdoti concelebranti Solo loro allargano le braccia e cantano o dicono insieme al popolo che tiene le braccia giunte, le mani giunte. Quindi il sacerdote allarga le braccia e canta o dice insieme al popolo che tiene le mani giunte. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E non si dice Amen, perché la preghiera continua solo il sacerdote. Continua appunto con le braccia allargate a dire: Liberaci, O oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Congiunge le mani e il popolo conclude la preghiera con l'acclamazione. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Il sacerdote, con le braccia allargate, dice ad alta voce, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Congiunge le mani e prosegue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E il popolo risponde Amen. Il sacerdote, rivolto al popolo, allargando e ricongiungendo le mani, dice La pace del Signore sia sempre con voi. E il popolo risponde e con il tuo spirito. Poi, secondo l'opportunità, il diacono o il sacerdote aggiunge Scambiatevi il dono della pace. Oppure, come figli, del Dio della pace, scambiatevi un come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Oppure, in Cristo, che ci ha resi tutti i fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. O ancora, nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. E tutti si scambiano vicendevolmente un gesto di pace, di comunione e di carità, secondo gli usi locali. Il sacerdote dà la pace al diacono o al ministro. Il sacerdote quindi prende l'ostia, la spezza sopra la patena e ne mette un frammento nel calice, dicendo sottovoce. Il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Intanto si canta o si dice: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Se la frazione del pane si prolunga, l'invocazione si può ripetere più volte. L'ultima invocazione si conclude con le parole: Dona a noi la pace. Il sacerdote, con le mani giunte, dice sottovoce: Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio Vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Oppure, la comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Il sacerdote, genuflette, prende l'ostia e tenendolo un po sollevata sulla patena sul calice, rivolto al popolo, dice ad alta voce Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. E continua dicendo insieme con il popolo: O oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il sacerdote, rivolto all'altare, dice sottovoce: Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna, e con riverenza si comunica al corpo di Cristo. Poi prende il calice e dice sottovoce: il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. E con riverenza si comunica al sangue di Cristo. Mentre il sacerdote si comunica al corpo di Cristo si inizia il canto di comunione o si proclama l'antifona. Il sacerdote prende poi la patena o la pisside e si reca verso i comunicandi. Nel presentare a ognuno l'ostia la tiene alquanto sollevata e dice il corpo di Cristo. Il comunicando risponde Amen. E riceve la comunione. Nello stesso modo si comporta il diacono quando distribuisce la comunione. Quando si distribuisce la comunione sotto le due specie, si osserva il rito indicato nell'ordinamento generale del messale romano, numero 281-287. Terminata la distribuzione della comunione, il sacerdote o il diacono o l'accolito, alla credenza o al lato dell'altare, purifica la patena sul calice e quindi il calice mentre purifica la patena e il calice il sacerdote dice sottovoce il sacramento ricevuto con la bocca sia accolto con purezza nel nostro spirito signore e il dono a noi fatto nel tempo ci sia rimedio per la vita eterna poi il sacerdote può tornare alla sede secondo l'opportunità si può osservare il sacro silenzio per un tempo conveniente oppure cantare un salmo o un altro canto di lode o un inno. Poi, stando alla sede o all'altare, il sacerdote, rivolto al popolo, dice a mani giunte, preghiamo. E tutti insieme con il sacerdote pregano per qualche momento in silenzio, a meno che sia già stato osservato subito dopo la comunione. Poi il sacerdote, con le braccia allargate, dice l'orazione dopo la comunione. L'orazione dopo la comunione termina con la conclusione breve. Se è rivolta al Padre per Cristo nostro Signore. Se è rivolta al Padre, ma verso la fine di essa si fa menzione del Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Se è rivolta al Figlio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E il popolo acclama: Amen. Riti di conclusione. Dopo l'orazione e prima della benedizione si possono dare, quando occorre, breve comunicazioni al popolo. Segue il congedo. Il sacerdote, allargando le braccia, rivolto verso il popolo, dice Il Signore sia con voi e il popolo risponde e con il tuo spirito. Il sacerdote benedice il popolo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E il popolo risponde Amen. In certi giorni e in circostanze particolari si usa una forma più solenne di benedizioni o l'orazione sul popolo. Nel benedire il popolo, il Vescovo ricevuta la mitra, allargando le braccia dice Il Signore sia con voi e tutti rispondono e con il tuo Spirito. Il vescovo dice, sia benedetto il nome del Signore. E tutti rispondono, ora e sempre. Il vescovo prosegue, il nostro aiuto è nel nome del Signore. E tutti rispondono, egli ha fatto cielo e terra. Quindi il vescovo, ricevuto il pastorale, dice, vi benedica Dio Onnipotente. E tracciando un triplice segno di croce sul popolo, continua, Padre e Figlio e Spirito Santo. E tutti rispondono: Amen. Infine il diacono o il sacerdote stesso, rivolto verso il popolo a Mari giunte, dice: Andate in pace. Oppure la messa è finita, andate in pace. Oppure andate e annunciate il Vangelo del Signore. O ancora: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Oppure la gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Oppure nel nome del Signore andate in pace. Oppure specialmente nelle domeniche di Pasqua portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. E il popolo risponde: rendiamo grazie a Dio. Oppure si può cantare in latino: Ite missa est. E il popolo risponde: Deo gratias. Il sacerdote bacia l'altare in segno di venerazione come all'inizio, fa quindi con i ministri un profondo inchino e torna in sacrestia. Quando segue immediatamente un'altra azione liturgica, si tralasciano i riti di conclusione.